Aspetta, noi lo conosciamo bene, signor Lewis Carroll. O forse farei meglio a chiamarla Reverendo Dodson, eh? Pare davvero che mi conosciate. Charles Ludwig Dodson, nato a Edgbury il 27 gennaio 1832. Sappiamo tutto di lei e conosciamo le sue manie. Sono biondina, sono moro, mi vede? Che tu fai un'influenza? Grazie.
bastavano 500 tonnellate di crescentine. E cosa c'entrano le crescentine con la cultura? Non vorrei mica che la gente segua gli spettacoli a bassa bolla, eh? Socio, mi sembra una cifra smorvolata, eh? Mica farti dei problemi, eh? Devi dire tutto quello che pensi. Certo, o almeno, almeno penso quel che dico. E può dire la stessa cosa. Ma non è la stessa cosa, ma per niente. Allora potresti anche dire che io vedo quel che mangio, è la stessa cosa che dire io mangio quello che vedo. E allora se dici a me piace quello che prendo, è uguale a dire io mi prendo quel che mi piace. Perché vuoi tagliare la testa a tutti? Oh, da quel fatidico giorno il tempo non mi ascolta più ed è sempre l'ora del tè. E quando abbiamo sporcato le tasse da una mamma, cambiamo posto e usiamo le altre finché non è finita la tavola. Ma che succede quando tutte le tazze sono sporche? Oh, possiamo cambiare argomento che mi sto già rompendo gli scudozzi. Perché non ci racconti te una storia? Voi un limoncello? Non bevo alcolici. Poi io di storie non ne so. Oh, va bene, ma stai in calma, vecchio, leggiti smorvolata. Se te non ne sai neanche una di storie, la racconta il tiro. Adesso mi sveglio, aspetta, aspetta. Guarda qua, eh. Eccolo qua. Ecco. Della trota con le lentiggini color carota. Filastrocca di Messer Gallo che nelle zampe ha solo un gallo. Filastrocca della gallina con le zampe di gallina. Filastrocca del coleottero finto in bocca almeno in cottero. Diceva che meriteresti di essere decapitato. Perché io non ho fatto niente. Questo non ti riguarda, due. Sì che mi riguarda, e glielo dirò io. Perché se le rose sono nate bianche, è solo stramaledettamente colpa tua. Stai dipingendo quelle rose? Perché mi sono sbagliato. E le ho piantate bianche, un rosario di rose bianche. Se la regina se ne accorge, ci fa tagliare la testa a tutti. Zac! Così, signorina, facciamo impossibile per rimediare prima che se ne accorga. Sai, nel dubbio ho troccato la finale, lessico inclusivo. Ma perché dipingerle di rosso? Sono bellissime anche bianche, così come le rose rosa. E quelle gialle? Ma non sai proprio niente!
che va. Ecco, volevamo. Io tentavamo. Ho compreso. Tagliate loro la testa! No! Non mi decapiteranno! E chi lo dice? Chi osa contraddire la mia parola? Io, ovviamente. Ah, bene. Si giochi a crocchette. Volete dire crocchè, maestà? No, no, a crocchette. Per base utilizzeremo solo rossi e animaletti di origine protetta, ai chilometro zero. Dei maiali, forse? No, fenicotteri e per palle. Ah, sì, io lo so, lo immagino. Sono sicura di aver letto una fiaba al riguardo. Thank you.
vedi che Brian Bear? Posso dire che l'intervento è riuscito stasera.